Alcuni politici scaricano la colpa dei loro errori su quelli precedenti a loro, e parlo o di governi o di predecessori che a livello politico ci sono stati. Questo video va ad analizzare, o meglio ad osservare, un comportamento che secondo me risiede, o meglio fa parte, di alcuni esponenti politici. Non tutti, tengo a specificarlo, ma la stragrande maggioranza, secondo la mia opinione, dei politici chiaramente, vanno a dire: i problemi che ci sono li abbiamo ereditati da chi c'era prima di noi. Quindi la colpa di tutto ciò è da ricondurre a quelli prima di noi. Si fa il cosiddetto scarica barile, cioè che significa che se c'è un problema, il problema che è stato creato non da me, che sono l'esponente politico che attualmente si trova a gestire questo qualcosa, ma da chi c'era prima di me, prima che arrivassi io me medesimo. E in questo modo e in questa maniera ecco che tutto ciò si va a tradurre in una situazione che probabilmente è figlia di grandi, grandissime, chiamiamole, insicurezze. Perché? Perché se io politico sono sicuro di me stesso e riesco a fare qualcosa, mi metto a fare qualcosa e vado a migliorare il paese. Se ho invece delle lacune o delle difficoltà, secondo me, non riuscirò a fare ciò che gli italiani mi vanno a richiedere. Con questo io non sto dicendo che i politici siano delle teste di puntini puntini o dei pezzi di puntini puntini, assolutamente no. I politici sono tutti bravi, tutti onesti, tutti meravigliosi, su questo non ci piove, ma mettiamoci un ma grande come una casa, è bene sapere, è bene riconoscere che molto spesso alcuni politici dicono: no, la colpa di questo l'abbiamo ereditata dall'altro governo, oppure da chi c'era prima di me, e quindi la colpa è sua, non è mia, io sto cercando di fare il possibile. È una forma anche di giustificazione, se vogliamo, ed è, tra virgolette, un modo per pararsi il sedere, per mettere le mani bene avanti, bene in mostra. Guardate, io non c'entro nulla, io alzo le mani al cielo, chi c'era prima di me poteva fare questo qualcosa, ma in realtà non lo ha fatto. Ecco che tutto ciò si traduce in una sicurezza che viene a crearsi negli esponenti politici che si mettono nella condizione, o meglio si metteranno nella condizione di, diciamo così, governare e o di gestire quel tipo di attività politica che stanno a realizzare. Ma dall'altra parte c'è anche però un dover dare spiegazioni ai cittadini italiani, e non tutti i cittadini italiani ovviamente, diciamo così, che accettano le spiegazioni che vengono date, che vengono fornite, perché molti italiani, non tutti, non ci stanno alla favoletta secondo cui i problemi li hanno ereditati, è stata colpa di quell'altro e via dicendo. Ma molti italiani, non tutti, ripeto, si mettono con il muso duro e si mettono d'impegno per cercare di far sapere a tutti che così non si può andare avanti. Non si può andare avanti, questo è vero, ma purtroppo, vuoi o non vuoi, vuoi perché non ci piace a noi italiani protestare, vuoi perché sarebbe probabilmente anche del tutto inutile, ci si tappa la bocca, non si parla, ci si mette in una condizione di mutismo e non si fa parola di niente con nessuno. Questo ovviamente si va a tradurre in una situazione brutta, triste, negativa, difficile da gestire e che ravvede in una forma di, chiamiamola, velata protesta, una realtà che di fatto è riscontrabile a più e più riprese e più mandati diversi in cui ci troviamo a vivere nei tempi attuali. È inutile negarlo, è inutile dire no, non è così, lo dico sempre, quello chi dice no, non è così, secondo me non si rende conto
che sta compiendo un grave errore, un grave sbaglio. Perché dire no, non è così significa mettere se stesso nella condizione di non voler guardare, di non voler vedere, di non voler capire che una realtà sbagliata, errata e fottutamente non corretta sta alla base in genere di quelli che sono i problemi concreti e reali che ci sono in qualsivoglia tipo di paese o meglio di nazione. E quindi vediamo le cose come stanno, impariamo a vedere quello che è da vedere, capiamo, comprendiamo e soprattutto mettiamoci una mano nel cuore, nella coscienza e se siamo politici, iniziamo a lavorare per l'effettivo benessere di una nazione, per l'effettivo benessere di un o stato. Io ragiono così, io ragiono in questa maniera qua. E badate bene, non sono l'ultimo arrivato, non sono un deficiente, non mi considero un pirla, come dicono nel nord dell'Italia, precisamente in Lombardia, ma mi considero una persona che ha un briciolo di cervello in più e che vuole far sapere a tutti le cose come stanno. In barba a ricevere commenti negativi, insulti, minacce, sproloqui e via di seguito. Grazie a tutti, il video di oggi termina qua. La mia disamina finisce fin dove qualcuno vuole che finisce, anche perché tempo fa qualcuno mi ha detto fai video troppo lunghi, ho cose da dire, mi è impossibile non dire certe cose, quindi sono obbligato spesso e volentieri a ricorrere ad almeno 8 o 9 minuti di tempo in cui posso parlare. Per fortuna YouTube è un mezzo libero a chiunque, dove posso parlare anche all'infinito e quindi sfruttando il verbo, quindi la parola, io parlo, dico e vado dicendo ciò che penso. Grazie a voi, un saluto caro da Leandro Smerli di Roma.